Bella ragazzi, ed eccomi tornato, sono Godfrax. Oggi siamo qui con un video totalmente random che tratterà di un argomento un po' senza senso, diciamo così, forse senza senso, ma molto figo. Allora, praticamente, diciamo che mi è stata insegnata l'arte del parlare senza dire nulla. Cioè, è una cosa fantastica, praticamente io la devo ancora molto ma molto perfezionare, la devo quasi apprendere, però volevo condividerla con voi. È una cosa veramente figa. Allora, praticamente, cosa succede? Mi è mai capitato di stare in una situazione in cui voi dovete per forza parlare di qualcosa di importante, insomma dovete farvi trovare preparati nell'argomento, ma non sapete nulla e la persona che avete davanti ci tiene particolarmente che voi sappiate quell'argomento? Bene, potete iniziare ad imparare a parlare senza dire nulla. Praticamente l'arte di tutto quanto questo, proprio il punto chiave, è quello di non finire mai la frase. Quindi voi non finite mai la frase e cercate di far finire la frase all'altro. Punto primo questo. Punto secondo, deve essere una frase generica, cioè non deve trattare, non dovete andare nello specifico, perché più vi addentrate nello specifico più poi dovete essere preparati nell'argomento, mentre invece così, se rimanete nel generale, quello con cui state parlando entrerà lui nello specifico e finirà lui il discorso sostanzialmente. È una figata, io ho provato a farlo con i miei amici e vabbè, qualcuno se ne accorge e ti dice ma che cazzo stai a fa, anche perché non sono capace ancora tantissimo a farlo, e altri invece ci cascano, cioè magari ci capitato che ci ho parlato tipo 40 minuti senza che sostanzialmente abbiamo detto nulla, cioè diceva lui qualcosa, io ogni tanto dicevo delle frasi. Per esempio, adesso non lo so, c'ho un microfono davanti, dico, cioè stiamo parlando di microfoni, facciamo un argomento senza parlare di nulla su un microfono. Allora, inizio, cioè magari qualcuno dice, ah, ma hai visto il nuovo Blue Yeti, quel microfono figo di qua di là? Io, sì, no, perché poi non so se hai visto che c'ha quel sistema, quel meccanismo dentro che comunque ti permette poi di assumere una qualità migliore dell'audio. E lui fa, ah sì, ma il condensatore, magari, tu dici, sì, esatto, poi comunque non so se hai visto, ma le opzioni che ci sono dietro. Poi c'è quella lì in particolare. Aspetta, non mi sfugge il nome, come si chiama? E quello dice, ah, che ne so, il cardio. È andato avanti così a parlare. Tu non sai nulla di quel microfono, però, cioè, però puoi portare avanti un discorso. È una cosa fighissima, pensateci. Penso sia più geniale riuscire a parlare senza dire nulla che parlare sapendo l'argomento. Boh, affinate questa tecnica e vedete i voti che prenderete a scuola alle interrogazioni, eh? Boh, era un video totalmente random, ve l'ho detto, non ha senso. Non ho senso quando faccio dei video io. Non hanno senso, però li faccio. E poi se andate a vedere il paragone tra i miei video e comunque il risultato che poi portano effettivamente su una piattaforma come YouTube, potrete apprendere che questo video sostanzialmente era una sorta di strada per l'intrattenimento, diciamo così. Non so se mi sono spiegato. Spero di no, perché era un video così. Ciao a tutti!